pillole dal Museo dell'Opera del Duomo di Praso, brevi approfondimenti artistico-culturali per stare meglio. Dalla sala del 400 vi mostro questa tavola, databile intorno al 1449, che precede quindi di alcuni anni la presenza di Filippo Lippi a Praso. La parte principale del dipinto, musealizzata nel 1976, rappresenta la Madonna col bambino tra i Santi Giusto e Clemente. Secondo la tradizione, i due santi, forse fratelli, fuggirono dall'Africa, approdarono sulle coste della Toscana e, con le loro preghiere, liberarono Volterra dall'assedio dei Vandali. In origine l'opera era completata da una predella, si chiama così la fascia sottostante, in genere divisa in scomparti e dipinta con scene che hanno relazione con il soggetto principale. La predella, venduta già ai primi del Novecento, fu smembrata fra diversi musei. Nel 2014 la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato ha acquistato all'asta Christie's di Londra un piccolo scomparto, identificato come parte di questa predella. Si tratta di un piccolo dipinto che raffigura San Giusto penitente che si flagella, inginocchiato di fronte a un crocifisso, e che con il suo sacrificio libera la zona da un gruppo di demoni che fuggono dalla vicina caverna. La pala di Faltugnano, un capolavoro del 400 nel Museo dell'Opera del Duomo di Prato.